Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi per la prima volta vi faccio vedere come metto in ordine il mio magazzino, il mio piccolo magazzino. Però intanto comincio con il sistemarmi tutte le scarpe con le buste che ho preso su Temu e voglio andarmi a dare una bella sistemata e quindi comincio direttamente dalle scarpe. Visto che le avevo tutti dentro gli scatoli, le vado a mettere dentro le buste. Allora, queste rosa sono perfette per le scarpe da ginnastica, però come state vedendo dalle immagini ho provato a inserire gli stivali, questi qui sono degli stivali estivi, ma non ci entravano. Quindi secondo me, ho proprio sbagliato, perché avrei dovuto prenderle grandi. Quindi se dovete comprarle, anche se avete un piede 35-38, però poi volete mettere degli stivali, vi consiglio di prenderle dalla 40 in su, che sono molto più comode. Avrei dovuto prendere la misura di mio marito praticamente. Quindi adesso intanto mi do una sistemata a tutte le scarpe. Come sempre vado ad utilizzare il mio metodo, cioè pulire a step, quindi in questo caso ho sistemato, cioè ho tolto tutte le scarpe da questa parte e quindi vado a pulire, così comincio intanto a sistemare questo piccolo spazio. In questo caso sto utilizzando la candeggina spray, era un po' che non andavo a sistemare e quindi sinceramente preferisco utilizzare la candeggina, così visto che comunque il camerino e il magazzino lasciare un buon profumo. Quindi vado a passare l'aspirapolvere giusto perché ho tolto da quest'angolo e passo anche il Swiffer perché comunque li ho montati molto molto bassi, quasi per terra, per avere ancora più spazio. Quindi come vedete adesso vado a sistemarmi le scarpe. Adesso non si vedono, ma dopo vi farò vedere nel dettaglio, sono veramente venute belle sistemate e mi piacciono un sacco. Vado a pulire anche questa parte superiore dove io vado a mettere ancora scarpe, quindi in questo caso le scarpe estive. Quindi terminato lì e sistemato lì sotto, che dopo vi faccio vedere, andiamo finalmente a sistemare il reparto detersivi. Anche questo, curiose, non vi ho mai fatto vedere, ma mi avete sempre chiesto, quindi adesso lo sistemiamo insieme. Vado a togliere tutti i detersivi e puliamo. Questi sono tutti i detersivi che avevo lì, considerate che prima avevo due reparti di detersivi, quindi ho ridotto al massimo, cioè proprio l'utilizzo di detersivi inutili, e in questo modo sinceramente mi trovo più comoda e sistemata, ma soprattutto vado a risparmiare un sacco di soldi. Quindi vado a sistemarmi tutto questo reparto e questa volta sono veramente super soddisfatta per come è venuto il risultato finale. Allora, avevo provato prima a sistemare le cose degli scatoli che avevo tolto dalle scarpe pensando che sarebbe stato un po' più sistemato ed effettivamente era così, però mi sarebbe servito molto 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 più spazio, quindi poi ho cambiato idea e ho tolto gli scatoli e alla fine ho messo tutto comunque in ordine e selezionato.
Allora, ragazzi, come vedete, il mio camerino è molto strettino, quindi è proprio stretto, quindi quando devo fare le cose ho un po' di difficoltà, però sono riuscita a sistemare, guardate che acqua zozza, sono riuscita a sistemare le scarpe così che a me piacciono tantissimo perché sono proprio in ordine, queste sono quelle di mio marito, quelle sono quelle che ho sempre più scarpe, anche qui sopra ci sono le scarpe estive e qui ci sono le scarpe da lavoro, infatti sono un po' da pulire, però per il momento le ho messe qui così non ho niente in disordine. Passiamo ai detersivi. Quel reparto lì no, perché comunque l'avevo sistemato la settimana scorsa, quindi è abbastanza in ordine. E passiamo a questo reparto dove vi ho fatto vedere qualcosina. Aspettate che allontano. Ok, si vede un po' più scuro, però almeno allontano e si vede meglio. Niente, non si vede proprio nulla senza flash. Comunque, ho diviso le cose in categoria. Nella maggior parte dei casi li tengo sempre così. Però considerate che ci sono le cose che utilizzo più spesso per la cucina, sono lì sotto in cucina, sotto il lavello. E quelli che utilizzo per il bagno sono messi in un secchio in bagno. Quindi sto cercando di restringere sempre più possibile, ma sono i doppioni che fanno spazio perché non utilizzo più tutti quei detersivi che utilizzavo prima. Qui, per esempio, ci sono alcol, smacchiatore, attrezzini vari, questi foglietti che sono anni che non li utilizzo, non li voglio buttare giusto per non sprecarli. L'ammoniaca, e questo è un ammorbidente che comunque non mi piace. E qui andiamo a trovare, come vedete, sapone Alba che utilizzo ormai anche per la lavatrice Chiare. Il delfino che con il Mon Amour è la combinazione perfetta, mi piace tantissimo il profumo che fa. Vabbè, altri detersivi che mi sta finendo, questo qui Ace, ma per il momento utilizzo questi. Questo è ammorbidente, l'Ace Gentile, ammorbidenti vari che non mi fanno impazzire, ma questo qui che ho comprato praticamente l'altro ieri. Sogno di Sardegna, fantastico, ragazzi, fantastico. Poi c'ho la candeggina. Due per i pavimenti, l'aceto di alcol, però detergente, non è proprio aceto di alcol, è il detergente, ma comunque mi trovo sempre bene. E questi qui sono per spolverare e questi due per il disinfettare le superfici. Questo e questo qui Ace. Si è rotto il tappo. Poi questa qui è una candeggina spray che utilizzo veramente raramente. I guanti usa e getta. Qui sono andata a mettere tutti i panni per spolverare, tutto quello che utilizzo per fare le pulizie. Le ho messe in questa sac richiudibile, molto comoda. E poi qui abbiamo le varie cose. Queste qui che non utilizzo spesso, ma ogni tanto raramente perché mi utilizzo i panni. Questi sono quelli imbevuti e questi sono i famosi Swiffer che ho comprato tantissimo tempo fa e lo utilizzo veramente ogni tanto. C'ho altri strumenti, altre cose. Vabbè, le mie perle preferite di Lenore, il ferro e qui ci metto l'asse da stiro. Adesso finisco, guardate, ve lo faccio vedere così. E qui sopra c'ho comunque pentoloni e cose varie mie. E vedete che è stretto? Adesso esco queste cose e vado a pulire per terra. Così ho terminato. Perché comunque ho tutto in ordine. Vedete, qui tengo il mangiare quello in più. Ma sono cose doppioni. E nulla, qui c'ho tutto appeso praticamente organizzato in questa maniera. Appendendo le cose fai meno confusione sotto. Io ho il mio metodo e mi trovo bene così. Metodo tramandato anche da mia madre. E quindi io mi trovo bene così. Adesso vado a pulire qui. E ovviamente adesso andiamo a sistemare l'esterno e c'ho tutto ciò che ho lasciato per sistemare il magazzino. Quindi andiamo a buttare tutti gli scatoli, li metto ovviamente in un sacco, così quando ci sarà il cartone li posso buttare tranquillamente. Mi sono rimaste delle buste, soprattutto le mie, queste rosa, me ne sono rimaste di più, di mio marito solamente due, invece le mie che ne sono rimaste un po' di più le utilizzerò per le scarpe di Auri, perché visto che comunque stivali e cose non ci sono entrate, allora le utilizzo per Aurora e magari per me poi le compro un po' più grandi, così posso andare anche a eliminare gli scatoli degli stivali.
Ho passato la scopa, ma già avevo anche passato il Swiffer, e vado a pulire per terra semplicemente con alcol, anche perché il magazzino non è che è una stanza transitata o molto, molto usata, quindi alla fine andiamo a trovare leggermente della polvere, niente di più. Quindi sono andata ad utilizzare l'alcol, che disinfetta e lascia un buonissimo profumo. Una volta finito il camerino, vado a sistemarmi anche il letto, perché non l'avevo ancora fatto, quindi do una sistemata in camera da letto, passo l'aspirapolvere e diciamo che questo lato fra camerino e camera da letto è terminato. Poi vado a farmi in maniera super veloce il bagno e la cucina, perché devo assolutamente scendere e andarmi a comprare i detersivi. E lo devo fare subito, perché c'è una cosa in offerta e la devo assolutamente comprare. Ok ragazzi, io ho finito, tutto super in ordine, infatti la scala l'ho potuta riposare dentro perché non c'entrava più niente, quindi dovevo per forza fare. Queste sono delle cose che poi tolgo, e ho rimesso qui l'asse da stiro. Qui c'è il secchio dove tengo gli stracci, e in questo scatolo ci sono le cose per il caffè. E niente, sono super felice quando ce l'ho tutto ordinato il mio camerino. Ok, è piccolo, ma ragazzi, vanno un sacco di cose. Allora, ragazzi, rieccomi, lasciate perdere la mia faccia sfatta, il caldo, sudata proprio. Cioè, io comunque dopo sono. Ho fatto una doccia, sono scesa. Sembra che ho messo la stessa maglia, ma non è la stessa maglia. E sono andata a comprare le cose che mi servivano. Detersivi e cose varie, però ho comprato una cosa che volevo comprare da tempo. Non la faccio proprio distrutta, sfattissima, occhi persi. Comunque, adesso vi faccio vedere le cose che ho comprato e dopo ci salutiamo e chiudo qui il video. Fa veramente caldissimo, come sempre. È arrivata un po' in ritardo l'estate, ma quando arriva è pesante. Comunque, adesso vi faccio vedere le cose che ho comprato. E nel prossimo video vi faccio vedere gli aggiornamenti che ci sono per quanto riguarda i lavori. Siamo andati un pizzichino avanti, quindi vi faccio vedere qualcosa però nel prossimo video. Allora, vi faccio vedere questi e poi vi faccio vedere per ultimo quello che ho comprato, che non credo di utilizzare, cioè spero di utilizzarlo quando finiranno tutti i lavori e tutto quanto. Comunque, ho preso due confezioni di piatti, questi qui riciclabili, riutilizzabili, erano in offerta. Poi ho preso due ammorbidenti, ma anche questi qui non erano in offerta, però mi servivano, e quindi fra tutti preferivo prendere questi. Li ho pagati a 2,55 euro. Diciamo, non era un prezzo grandissimo, però ho trovato solamente queste due fragranze. Non ne avevo più nemmeno una goccia, quindi mi servivano assolutamente. Questa è una delle mie preferite, questa un po' meno, però c'era solo una di questa e il resto erano tutte al muschio bianco, quindi ne ho preso uno. Poi ho preso un sapone per le mani, crema al latte, questo qui non credo di averlo mai utilizzato. Ho preso anche questo shampoo per Auri, con estratto naturale di vaniglia, effetto balsamo, anche se comunque lei ha i capelli lisci, però sono talmente sottili che si annodano facilmente, soprattutto dopo lo shampoo. A me questa marca mi ricorda sempre quando ero piccolina. Comunque lo voglio utilizzare, voglio vedere come mi trovo con i suoi capelli. Poi ho preso una busta di borotalco, felce azzurra, guardate che carina, hanno cambiato diciamo l'immagine, perché credo abbia compiuto 100 anni.
Poi ho preso due confezioni di questi bicchieri qui di carta, erano in offerta a 55 centesimi. Poi ho preso, vabbè, un pacchetto di assorbenti, il Lisoform, questo qui, bagno, azione bagno gel, era un sacco questo qui che non lo utilizzavo e questo mi piace tantissimo, l'ho pagato 2 euro. Poi, vabbè, le spugnette per i piatti, due spazzolini, perché quelli che ho comprato ultimamente non mi piacciono più come prima, quindi ho preso questi di Oral-B che erano in offerta, un pacchetto di fazzolettini imbevuti. Poi ho preso anche, vabbè, i sacchetti per la spazzatura, questi qui da mettere nei secchi, cioè questi qui da mettere nei secchi che sono quelli grandi, perché io ho i secchi grandi, se vi ricordate, e questi qui li posso sempre mettere, però sono un po' più piccoli, mi servono comunque. Poi ho preso pellicola, alluminio e carta forno maxi, anche questi tre erano in offerta, la carta igienica, i fazzolettini e una confezione di tovaglioli. E poi come detersivo ho preso questo qui delfino, visto che mi sono trovata benissimo, cioè mi trovo proprio bene, anzi mi dispiace che non ho trovato il Mon Amour, l'ammorbidente, perché praticamente questo qui con il Mon Amour sono una combo perfetta, proprio di odore si assomigliano tantissimo, e quindi ho voluto prendere il formato da 2 litri e 3. Nulla, mi piace tantissimo e quindi l'ho ripreso, anche perché per il momento detersivi in offerta non ne ho trovati. Ragazze, guardate cosa ho comprato finalmente, il Rotomop, l'originale questa volta, non ho voluto sperimentare nient'altro perché penso che io l'abbia provate tutte. E questo qui finalmente, ci vedete che questo qui non l'ho mai provato e sono super felice, lo vorrei provare subito, ma ci sto ancora pensando su questa cosa, non lo so. Bellissimo, guardate, c'ha anche ovviamente il pedale, per il momento lo lasciamo chiuso, non lo so, volevo, aspetta, scusate le voci fuori, ma volevo aspettare che mi finivano tutti i lavori per poterlo utilizzare. Ma non lo so, vediamo con, perché comunque sono veramente scarsina con i secchi e le cose, o non mi ci trovo con quelli che ho, oppure non ce l'ho proprio. E comunque era in offerta, praticamente prezzo pieno, 29,90, era in offerta e l'ho preso 19,90, sono stata pure fortunata perché ho girato tutto il paese, l'ho trovato solamente in un posto ed era pure l'ultimo. Immaginate me che mi metto a controllare, praticamente apro scatole e tutto, perché era l'ultimo, ho detto magari è difettato, invece spero di no, lo voglio solamente provare, ma per, più che altro per curiosità, per capire se funziona bene. E quindi al limite lo provo, vedremo, non lo so, vediamo. Poi vi stavo dicendo che avevo fatto la doccia prima di scendere, mi sono vestita, sono scesa, ho fatto i miei giri e sono ridotta malissimo, di nuovo tutta sudata. Adesso però la vado a fare prima di andare a letto, perché preferisco farmi la doccia prima di andare a letto, quindi niente, sono super felice per aver comprato questo qui. Vediamo, siccome questa settimana comunque non ho molto tempo, però lo voglio provare per capire se funziona e poi vediamo. Quindi detto questo, io adesso mi faccio, mi finisco le mie cose, ho anche preparato i tenerumi, guardate, ve li faccio vedere, che buoni sono, ancora da terminare perché ci va ovviamente il pelato e il soffritto con l'aglio. È perché stasera sto facendo la pasta, visto che non l'ho fatta a pranzo, e poi noi aspettiamo proprio l'estate per mangiare la pasta con i tenerumi, anche se io di solito li congelo e li mangio anche in inverno. Comunque detto questo, io adesso vi saluto, un sacco ancora di cose da fare, soprattutto da togliere tutto da mezzo, quindi noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un mega grandissimo bacione. Come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciatemi un like e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Ciao!